Segretario, da Macerata, a parte questa mobilitazione generale, un luogo simbolo, se vogliamo, di questa lotta a una spending review ingiusta, una spending review che invece dovrebbe essere più per la valorizzazione delle professionalità pubbliche, come appunto state cercando di fare capire a questo governo? Non c'è dubbio, sapendo che ci dobbiamo muovere a tutti i livelli, c'è una questione governativa, c'è una questione regionale, una questione locale. La lotta affinché ci sia una revisione di spesa equa passa a tutti i livelli, a livello nazionale, quindi con un impegno del governo a rivedere questi tagli ragionieristici che non aiutano i servizi, anzi li uccidono, ma anche qui a livello locale. Noi da domani lanciamo un'iniziativa, manderemo una lettera a tutti gli enti locali dove noi, ma noi come cittadini maceratesi, vogliamo sapere come vengono spesi i soldi dei cittadini, quali sono le voci dei bilanci, quali sono le consulenze, quali sono i rapporti con le municipalizzate, perché siamo sicuri che dentro le maglie dei bilanci ci sono la possibilità di drenare risorse da destinare allo sviluppo, allo stato sociale. Ecco, qual è stata l'impressione che vi ha fatto il segretario Bonanni questa mattina? Secondo me è stato straordinario, è riuscito in poco tempo ad analizzare tutte le situazioni che non vanno bene in questo paese, ma non solo questo, perché non possiamo soltanto fare la lista della spesa, ma la capacità di individuare quelle che sono le strade da seguire perché ci sono, affinché ci venga restituito un paese migliore alla fine di questo processo di trasformazione.